Che cos'è la Pasquetta per noi italiani? Un petit video pour vous parler de la Pâques en Italie. Ciao, benvenuti nell'atelier dell'italiano. Io sono Valentina e oggi parliamo della Pasqua. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e potete anche cliccare sulla campanella, sulla petite cloche, pour recevoir une notification quand je publie des nouvelles vidéos. Tra pochi giorni è Pasqua. E che cosa facciamo a Pasqua in Italia? Nella mia regione un dolce tipico di Pasqua è la pizza al formaggio. Questo tipo di pizza non è una vera pizza, ma è piuttosto diciamo, una torta salata con dentro dei pezzi di formaggio. Un altro dolce tipico della Pasqua è la colomba. Tout le monde connaît le panettone pour Noël, mais à Pâques, c'est plutôt la colomba, le dessert typique. È molto simile, è comunque un dolce con sopra dello zucchero e la colomba rappresenta la pace e la rinascita, che avviene di solito a Pasqua in primavera. Ma una cosa che non manca nelle tavole degli italiani è l'uovo di Pasqua. Noi non abbiamo tradizioni come quella che esiste in alcuni paesi francofoni dove i bambini devono cercare le uova di cioccolato nascoste in giardino, ma semplicemente regaliamo un uovo di Pasqua che può essere anche molto grande. Dentro l'uovo di Pasqua si trova una sorpresa. Dans l'œuf, normalement il y a une surprise, un petit jouet, qualcosa per i bambini. Ma ho iniziato il video parlando della Pasquetta. La Pasquetta è il giorno dopo Pasqua, il lunedì dell'angelo. Di solito la maggior parte degli italiani approfitta di questo giorno per stare all'aperto, in campagna, fare un picnic con amici e parenti. Un picnic che viene anche detto scampagnata. Dentro c'è la parola campagna per dire appunto che si sta all'aperto in campagna. Due curiosità legate alla Pasqua. In italiano diciamo che la Pasqua è bassa come quest'anno, cioè quando arriva presto, di solito anche prima nel mese di marzo o all'inizio del mese di aprile. Mentre si dice che la Pasqua è alta quando cade più tardi nel mese di aprile. E infine, una frase che si sente a volte dire quando parliamo della Pasqua è Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Perché di solito il Natale si passa con la famiglia, donc i tuoi, ça veut dire ta famille, Pasqua con chi vuoi, donc Pâques avec ce qui tu veux. Dunque Pasqua di solito con gli amici e un po' meno con la famiglia. Buona Pasqua a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!